Ma possiamo partire perché la presentazione è un po', non dico lunga, però deve fare un po' un preambolo di una situazione e di una situazione che va evolvendosi rapidamente sulla parte veneta, meno, anzi non meno rapidamente, ma completamente statica sul versante trentino. Vi presento gli ospiti nostri che il presidente della provincia di Vicenza, Attilio Snecca, e il direttore generale della Serenissima, il dottor l'ingegner Bruno Chiari. Abbiamo chiesto la loro presenza anche probabilmente utile a voi per integrare e avere le notizie più complete di come si sta muovendo la situazione veneta. Allora, in Trentino non ce la raccontiamo, sono anni che discutiamo su che tipo di viabilità e su come affrontare sostanzialmente i grandi snodi della mobilità. Io ho bisogno però adesso di un po' buio. Vai. Allora, situazione dell'area che grava il nostro nord-est, Trento, Verona, Venezia, Belluno, Treviso, Vicenza, a metà. E cosa succede in questa area? Allora, intanto la viabilità esistente. Oggi noi abbiamo da Trento l'autostrada del Brennero, Vicenza, Padova, Venezia, Trieste. Su questa si innesta Vittorio Veneto, Ponte delle Alpi, e esiste un ramale da poco dopo Vicenza a Piovene Roschetta, la famosa Valdastico Sud. Questa, in verde chiaro, è la nostra Valdichiana, chiaramente qua finisce Trino, poi inizia la Val del Brenta. Situazione sta questa attuale. Cosa sta accadendo in questo reticolo viario? Villorba, Treviso, Montecchio, Vicenza, la famosa Pedemontana Veneta. La Pedemontana Veneta è stata divisa in tre lotti e la Regione Veneto sta procedendo agli appalti, cioè esiste tutto. Quanto ci vorrà? Fate i calcoli tecnici, ma nel giro di pochi anni quest'opera sarà realizzata. A intersecazione di questa viabilità, la Regione Veneto ha programmato da Castelfranco Veneto fino a Cismonte Grappa un ortogonale che sarà una quattro corsie, che sarà comunque una tangenziale. Cosa accadrà nel momento che questa viabilità verrà realizzata? Dovremmo dire qual è l'area di influenza che toccherà la viabilità? Noi l'abbiamo stimata, è probabile che sia ancora più ampia. Probabilmente tutto il traffico in quest'area cambierà abitudini perché troverà molto più comodo passare da Treviso per andare verso nord a Trento che non fare quella che la viabilità che fino adesso non trovava alternativa, salvo trovare viabilità provinciale molto disagevole, passare per centri abitati, eccetera, eccetera. In quest'area qua, altrettanto, oggi è probabilmente o sicuramente più comodo fare questo giro, ma domani, e magari vediamo anche in termini chilometrici cosa vuol dire cambiare questo tipo di abilità. Ah, quello che vediamo, se facciamo un passo indietro, ne abbiamo tratteggiato quella che è stata annunciata soltanto a voce, però una variante della Val Sugana, perché già si percepisce che ci sarà una concentrazione di traffico all'imbocco della Val Sugana che l'attuale Val Sugana non sarà in grado di sostenere. Vediamo i termini di chilometri.
Oggi, per esempio, una persona, partiamo dagli antipodi, cioè abbiamo fatto due sperimentazioni, Treviso e Thiene, che sono un po' ai lati di questo ipotetico cerchio di nuova influenza di aria. Oggi chi abita a Thiene è quasi costretto a fare questa strada e deve sobbarcarsi 199 km per arrivare a Trento e poi per andare verso nord dove deve andare. Con la realizzazione della Pedemontana e la Cismon Castelfranco, i chilometri non saranno più 199 ma saranno 120. Non v'è dubbio che 80 km di differenza, chi abita in quest'area e forse lo diciamo anche di più, avrà convenienza a prendere la nuova viabilità. Facciamo un'altra ipotesi su Treviso. Oggi chi abita a Treviso trova giustamente comodo andare su, come si chiama, Mogliano Veneto, Marcon, il casello più vicino, tangenziale o passante, e fare la normale autostrada fino al Brennero, 252 km. Domani da Treviso sarà molto più comodo salire a Villorba, prendere la Pedemontana e tutto, e 140 km contro 252, sicuramente, noi diciamo, probabilmente sarà ancora più ampia l'area che graviterà sulla Valsugana una volta realizzati questi, queste due opere. Opere che, questa qua progettuale, questa qua in fase già di, ma magari in generale ci darà qualche notizia, questa qua già è appaltata. Veniamo un po' a noi più vicini. Abbiamo visto che chi abitava a Thiene aveva o 199 km o 120 per arrivare a Trento. Oggi da Thiene fino a Piovene Rocchetta sono 7 km, sono una quarantina per arrivare con un'ipotetica soluzione di Valdastico, altri una decina di chilometri a Trento, per cui con 56 km contro 120 contro 199, non vi è dubbio che noi dovremmo realizzare un'altra area, ma faremo un gran caos, dove chi abita, vive o chi svolge attività economiche in quest'area troverebbe estremamente, estremamente conveniente fare la Valdastico. Oggi in Valsugana, torniamo un passo indietro, transitano 13.000 veicoli al giorno, è il dato mediato calcolato da Artis. 13.000. È una previsione che una volta realizzati questi due ramali passeranno 35.000. Buongiorno segretario. No. Sì. 35.000 veicoli al giorno, cioè quasi triplicherà il traffico sulla Valsugana. Adesso a noi trentini. I veneti stanno ragionando, si stanno muovendo perché devono far funzionare il loro sistema di mobilità, viabilistico, merci, trasporto, eccetera. Il Trentino può ancora dormire. È vero che servirà un tracciato della Valsugana più snello, per cui nulla in contrario che si realizzi il famoso tunnel, del quale non si sa niente perché è stato fatto un annuncio, una questione, dovremmo realizzare questa opera. Sicuramente dovremmo realizzare questa opera. Ma noi altrettanto diremo sicuramente dovremmo realizzare la Valdastico, perché qui chi abita fuori da questo ambito, che troverà o più appetibile la Valsugana o più appetibile il nord-sud via Verona, ma avremo tutto questo traffico concentrato su due direttrici. Se noi riusciamo a realizzare una terza direttrice non faremo nient'altro, questa avrà meno problemi di congestionamento, se non in fine settimana, l'estate, quando vediamo che già la seconda corsia o la terza dinamica richiederebbero interventi, ma sicuramente la Valsugana, che a noi sta più a cuore in questo momento, dobbiamo dare una risposta. Non possiamo permettere che già oggi una viabilità caotica, quasi al collasso, non possiamo neanche pensare a un triplicare di traffico sulla Valsugana. Noi sulla Valdastico non vorremmo dire c'è la soluzione,
la provincia di Vicenza, che da anni e anni insomma, propone a Trentino, si vede sempre fare, adesso possiamo accedere, ha fatto un sacco di progetti e adesso il Trentino chiede, vi prospettiamo una serie di soluzioni. Ogni soluzione ha pro e contro. Il problema è che da questa spiegazione noi ne traiamo una conclusione. Non possiamo più procrastinare. Cioè il Trentino è già in ritardo, ma in gravissimo ritardo. Oggi, come si sta muovendo la viabilità veneta, è da criminale stare a vedere e dire non realizzeremo nuove infrastrutture. La provincia di Vicenza, con le strade venete, che avrebbero altrettanto interesse anche loro a realizzare opere, che il Trentino non avrebbe nessun gravame, di costi, perché sarebbero ancora opere che possono cadere in concessione delle autostrade venete, che loro stessi avrebbero interesse a realizzare, per magari anche loro hanno i problemi delle proroghe, delle concessioni, eccetera. Ma sono problematiche che esulano un po' questo. Qui arriviamo Piove e Rocchetta e qua praticamente si ferma tutto. Le soluzioni da loro prospettate sono 1, 2, 3, 4, però sarebbero N, perché potremmo trovare soluzioni mediane. Saranno magari le comunità locali a dire cosa è preferibile, però le soluzioni variano mediamente tra i 40 km e i 45 km. La più corta, lo sbocco sullo snodo Overetto Sud, la storica Besenello, una nuova secondo due alternative che arriverebbe allo snodo di Trento Sud, uscendo praticamente dalla montagna in zona, possiamo definire Murazzi, senza abitazioni, senza impatto praticamente pari a zero, con una variante che potrebbe arrivare a Trento Centro, ma è da scartare, perché ormai Trento Centro probabilmente sono un casello in via di revisione, solo in entrata, probabilmente non in uscita, eccetera, eccetera, e una variante che potrebbe arrivare fino in in Rotagliana. Allora, oggi noi non è che vogliamo sposare nessuna di queste soluzioni, ognuna ha delle prerogative, ha delle bontà, ognuna ha qualche negatività, però la fantastico va realizzata. La fantastica va realizzata perché? Per le ragioni di prima, che ormai fra pochi anni, noi pensiamo fra pochi anni un poco più, i veneti avranno sistemato la loro viabilità e noi ci troveremo con una Valsugana non intasata, ma di più, roba da spararci, o meglio, i valsuganotti verranno a Trento a sparare a qualcuno. Evitiamo le guerre civili, evitiamo, perché la politica anche questo non è soltanto andare a asfaltare strade, evitare che ci siano buche, ma un po' guardare oltre, prevedere i disagi e anticipare prima che questi si realizzino. Noi ringraziamo la provincia di Vicenza perché, e autostrade, perché mentre prima vi era una soluzione tu pur prendi, anche prima si può continuare a fare progetti, mettere in cassetta, progetti costano, sono venuto incontro dal punto della provincia di Trento che ti dicono ti realizzo 5 progetti, non dirmi di no, dimmi che uno va bene, ragioniamo su quale sarà l'ottimale per noi, sentiamo i comuni, sentiamo le comunità locali, conosciamo la teoria del NIMBY, no? Tutti sono d'accordo su tutto a patto che non essere i primi a essere penalizzati, possiamo capire che in qualche area direbbero sì va bene a patto che si facesse un chilometro più su, un chilometro più giù, però le grandi infrastrutture insomma, devono essere realizzate perché l'interesse generale si sa, deve superare quelli che sono i particolarismi o le situazioni quasi di quartiere, quasi personalistiche. Questa è un po' la carrellata, ma ci tenevamo a che voi capiste effettivamente il rischio che c'è quando partono le loro opere e noi la soluzione la dobbiamo trovare. Io mi fermo, magari il Presidente spiegaci qualcosa di più.